Impegnati nella valorizzazione e nella conoscenza del territorio sono anche gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Alife attraverso progetti e attività extrascolastiche. Da insieme per il nostro paesaggio, osservando tutto in una prospettiva diversa, nuova per raccontare la storia di un paesaggio da preservare, alla banda musicale, la Junior Band, composta da piccoli artisti che non solo hanno accompagnato la processione di San Michele, ma sono stati in visita presso la caserma, sede della banda dell'esercito italiano a Roma. Ma grazie alla disponibilità e all'attenzione del comandante, il colonnello Amelio Ferrara, e del maggiore Antonella Bona, vice direttore della banda dell'esercito, come sottolineato ai microfoni dalla dirigente scolastica Angela Faraone. Il nostro istituto già dallo scorso anno ha avviato delle attività curriculari ed extracurriculari tese alla valorizzazione del nostro territorio. L'intento, l'obiettivo che stiamo portando avanti e il traguardo che ci siamo prefissati di raggiungere è quello di inculcare nei nostri ragazzi l'amore per il territorio. Questo passa attraverso la conoscenza del territorio, perché senza conoscenza non ci può essere passione e amore. Ed è per questo che i docenti dell'Istituto Comprensivo di Alife, che comprende i comuni di Alife e Sant'Angelo d'Alife, si stanno dedicando, nell'ambito del progetto di educazione civica in particolare, alla valorizzazione delle risorse del nostro territorio, che sono inestimabili e straordinarie. Crediamo fortemente nell'importanza di valorizzare il territorio per creare nelle giovani generazioni un attaccamento al territorio, un senso di appartenenza, perché possano preservare, conservare e trasmettere a loro volta l'amore per il territorio e l'identità del nostro territorio. E proprio nell'ambito di questo impegno, no, civico da trasferire agli alunni giovanissimi, ci sono i progetti della banda e Insieme per il nostro paesaggio, è vero? Allora, Insieme per il nostro paesaggio è un progetto che ha portato avanti la classe seconda A di Sant'Angelo d'Alife. I docenti sono stati straordinari nel realizzare tutti insieme, in maniera veramente corale, perché ciascuno ha messo a disposizione del progetto le proprie competenze, e proprio oggi, guarda caso, abbiamo avuto notizia della premiazione di questo concorso bandito da Italia Nostra, primo premio ex aequo a livello nazionale, con una bellissima motivazione, e quindi è stato riconosciuto lo straordinario lavoro fatto dai ragazzi, e questo è motivo di orgoglio e soddisfazione per noi. L'altro che ha citato prima, la banda, è un progetto avviato quest'anno nel mese di ottobre, quindi è una banda nata da pochissimo, ma il professore referente del progetto, il professore Nando Scatolino, è stato bravissimo a preparare i ragazzi in poco tempo, ragazzi che sono partiti da zero a livello musicale, bambini di età compresa fra i 9 e i 13 anni, quindi dalla quarta primaria alla terza secondaria, che in poco tempo si sono appassionati alla musica e hanno portato anche il nome del nostro istituto fuori dal nostro istituto. Infatti hanno già partecipato attivamente ai festeggiamenti di San Michele a Sant'Angelo, accompagnando la processione. Poi hanno fatto la bellissima esperienza presso la sede della banda dell'esercito italiano, quindi i bambini hanno potuto eseguire dei brani insieme ai professionisti della banda dell'esercito. Insomma, è un progetto che ci sta dando tante soddisfazioni e di cui andiamo fieri, e quindi pensiamo che la banda è un po' il fiore all'occhiello della nostra scuola, anche perché, lo dico con un certo orgoglio, perché la nostra scuola non ha l'indirizzo musicale, ma nonostante ciò 22 bambini hanno imparato a suonare e a eseguire dei brani anche di una certa complessità. L'altra sera abbiamo fatto anche una bella manifestazione in anfiteatro e durante la manifestazione si sono esibiti, quindi pensiamo che la banda, come fiore all'occhiello della scuola, possa dare un contributo a creare questo legame tra
tra scuola e territorio. Quindi anche il progetto di cui sono venuta a conoscenza, del percorso micaelico, che è teso alla valorizzazione delle tradizioni spirituali anche del nostro territorio, potrebbe avvantaggiarsi della presenza della nostra banda, perché la banda ovviamente racchiude bambini di Sant'Angelo, quindi sono cittadini di un paese che è stato, che è coinvolto in questo progetto. Speriamo che questo accada, noi ci crediamo e lo vogliamo fortemente.